Ministro, andiamo sul tema caldo, che è quello dei voli. Avrà letto l'intervista all'amministratore delegato di Ryanair, che poi di fatto è il vettore che offre più voli nel nostro paese, se non addirittura in Europa. Ha detto ridicolo e populista, così mettete a rischio la nostra operatività. Che cosa risponde? Beh, innanzitutto io ho ricevuto ieri mattina, prima che facesse queste dichiarazioni, direi, ho ricevuto proprio lui, l'amministratore Sì. delegato di Ryanair, e poi anche abbiamo avuto un confronto con ITA successivamente, perché è nostra intenzione aprire comunque un tavolo con tutte le compagnie aeree operanti nel nostro paese per meglio coordinare e potenziare lo sviluppo del traffico aereo anche a fronte della grande crescita del turismo internazionale e degli eventi straordinari che abbiamo davanti a noi. Ricordo per tutti il giubileo del 2025 con 32 milioni di pellegrini previsti, poi ovviamente le Olimpiadi di Cortina e di Milano, 2 milioni di visitatori, quindi anche il giubileo del 2033, il grande giubileo annuale, millenario del 2033, e nel contempo i grandi eventi sportivi, poi c'è anche l'Expo di Roma che potremmo conseguire. Insomma, c'è molto da fare e vorremmo farlo insieme. Devo però anche dire, perché rispetto alle battute che l'amministratore ha fatto, che proprio Ryanair ha bisogno, a mio avviso, e non solo a mio avviso, di buoni consiglieri di diritto commerciale, di qualcuno che si intende davvero di concorrenza e mercato, dei diritti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti, perché purtroppo negli anni ha manifestato una certa insofferenza alle regole del mercato. In Lei che pensi, senso? basta andare sui siti internet e può rilevare come proprio Ryanair è stata sanzionata 11 volte dall'Autorità per la concorrenza e il mercato, come ben sa la Commissione europea. È stata sanzionata in questi anni, 11 volte. È stata sanzionata, lo dico, i dati più recenti sono su internet, sono pubblici, nel 2020 per pratica commerciale sleale, nel 2021 per mancato rimborso dei voli, poi è stata sanzionata per pubblicità ingannevole e poi successivamente anche per pratica commerciale finalizzata a ingannare il consumatore. 11 sanzioni da parte dell'autorità che tutela appunto il mercato e la concorrenza. E in dicembre la stessa autorità ha segnalato come si erano verificati degli aumenti dei prezzi in occasione delle vacanze natalizie nei confronti proprio di Catania e di Palermo, che erano, al suo giudizio, dell'autorità della concorrenza del mercato, fuori mercato, innaturali, immotivati. E poi anche l'ENAC, l'altro ente che è proprio l'ente Sì, predisposto al certo. controllo dei voli, ha verificato come in occasione di alcuni eventi catastrofali, pensiamo all'alluvione dell'Emilia Romagna o anche al deragliamento del treno di Firenze, quindi un incidente che poi in qualche misura avevano impedito l'utilizzo di altri mezzi di trasporto ferroviario, anche talvolta di viabilità. In quel momento i prezzi delle compagnie erano saliti alle stelle raggiungendo anche 1.000 euro. Ecco, noi a fronte di queste segnalazioni, a fronte delle segnalazioni dell'Autorità per la concorrenza e il mercato e dell'ENAC, siamo intervenuti con un decreto legge che tende a ristabilire le condizioni di mercato E come e le a tutela ristabilisce, appunto dei Ministro? Come si. consumatori, degli utenti e soprattutto di quelli più deboli che non hanno alternative come nei confronti delle isole o Sì. in occasione di eventi catastrofali. E quindi noi abbiamo fatto questa azione di tutela del mercato e dei consumatori, perché il mercato non è il Far West, non è legge del più forte, non è il luogo dove gli speculatori approfittano delle condizioni che si creano. Il mercato viene regolato dallo Stato, con le leggi, con le authority, secondo le indicazioni della Commissione europea e degli organismi a cui tutti partecipiamo. Insomma, se qualcuno ha bisogno di un consulente di diritto commerciale, può rivolgersi alle università italiane, che sono da sempre, storicamente, le migliori in questo campo.
La scienza del diritto, lo voglio dire, a ricordare a noi stessi, soprattutto ai colleghi europei, alle compagnie internazionali che noi accogliamo ben volentieri in questo paese. La scienza del diritto nasce a Roma, nasce durante l'impero romano, perché allora viene riconosciuto il cittadino e da lì nasce la scienza del diritto a cui noi partecipiamo, ciascuno per le proprie competenze. Ministro, quindi mi sembra di capire che consigli caldamente appunto un consulente come un avvocato di diritto commerciale a Ryanair come risposta all'amministratore delegato. No, ci arriviamo, ma mi faccia capire in termini pratici sull'algoritmo. Da parte dell'autorità della concorrenza significa che vi è una difficoltà della compagnia. E io credo che sia utile a loro e sicuramente agli utenti e ai cittadini italiani a cui noi rispondiamo. Certo, mi faccia capire in termini pratici come pensa di intervenire sull'algoritmo, no? Dato che spesso sono piattaforme proprietarie degli stessi questo vettori. Dell'algoritmo che profila gli utenti non è un'invenzione sovietica, perché ovviamente non esisteva al tempo dei soviet, è una realtà moderna e contemporanea che è sotto indagine, e basta leggere le riviste scientifiche internazionali, proprio nel paese che è la regola dei diritti o delle libertà, negli Stati Uniti. E da lì questa attenzione agli algoritmi che profilano gli utenti e che, per esempio, a secondo le capacità di spesa dell'utente, propongono dei prezzi diversi. Oppure, a secondo delle condizioni che si creano in alcuni momenti di punta, liberano dei posti che erano rimasti invenduti, o meglio, che non erano messi in mercato prima, proprio perché in quel momento l'esigenza aumenta a tal punto da configurarsi quello che è stato individuato e denunciato, non da noi, ma dalle autorità competenti, e non in Unione Sovietica, ma anche negli Stati Uniti, come un'asta dei voli e quindi una profilazione degli utenti che non è ammissibile, anche perché noi abbiamo dei diritti moderni che per esempio riguarda anche il diritto alla privacy. Ecco, credo che questo sia importante capirlo. Comunque noi siamo intervenuti secondo le regole europee, siamo ovviamente disponibili a fornire tutte le argomentazioni, la Commissione l'ha chiesto, in quelle condizioni in cui non vi è un'alternativa di mercato, perché nelle isole, in Sardegna e in Sicilia, non vi è un'alternativa di mercato adeguato, per esempio i treni ad alta velocità, oppure in occasione di quegli eventi, come durante l'alluvione dell'Emilia Romagna, in cui si è verificato che non potendo prendere altri mezzi se non gli aerei, proprio in quel momento, invece di aiutare gli utenti e coloro che in quel momento avevano bisogno di recarsi o di andare via, di uscire dalle zone alluvionate, i prezzi salivano alle stelle. Ecco, noi, lo Stato, ha il dovere, non il diritto, il dovere di intervenire quando il cittadino, l'utente, il consumatore, in qualche misura viene sottoposto a un'azione che non risponde alle regole di mercato, ma che anzi è contro le regole di mercato e certamente contro i diritti dei cittadini. Ministro, non penso di avere più di un minuto e mezzo, volevo chiederle se può confermare che ci siano appunto interlocuzioni con Elon Musk, che era stato in Italia, aveva incontrato anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul tema di un eventuale investimento in Italia, magari per una gigafactory, cioè l'Europa che si contende questi investimenti multimiliardari. Guardi, posso dirle che il nostro Ministero, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, ha trasmesso, ha presentato a tutte le più significative multinazionali del settore digitale, ma anche del settore dell'automotive, sono le opportunità di investimento nel nostro paese, che per esempio nel campo dell'auto può dare lezioni nella storia dell'economia mondiale. Ha presentato queste opportunità di investimento sia a compagnie
americani o occidentali, compagnie asiatiche, perché siamo convinti che nei loro piani di investimento produttivi in Europa, e molte di queste compagnie, molte di queste aziende hanno piani di investimenti in Europa, l'Italia possa essere il luogo ideale dove investire. Tra l'altro, proprio il più grande fondo di investimento americano, l'altro giorno in un report, ha detto con chiarezza che in questo momento il paese ideale in cui investire in Europa è l'Italia.